La piccola Nicole scomparsa e poi ritrovata dopo 14 ore. Questa vicenda è un enorme puzzle ancora a tasselli da cercare e da mettere al loro posto. Sembra perdere forza giorno dopo giorno la pista dell'allontanamento volontario. I dubbi sono ancora tanti. Chi aveva interesse a prendere Nicole e soprattutto perché? Continuano senza sosta le indagini, si ascoltano nuovamente familiari e conoscenti, si fanno nuovi sopralluoghi e nuovi controlli. I carabinieri, infatti, avrebbero chiesto agli uffici tecnici dei due comuni, Limosano e Sant'Angelo Limosano, la planimetria di tutta l'area. Stando alle prime indiscrezioni, si tratta di accertamenti che sarebbero utili ad individuare eventuali casolari, masserie o ristori, dove probabilmente gli stessi investigatori, che non tralasciano alcuna ipotesi, pensano che la piccola abbia potuto trascorrere la notte, per poi essere portata, in un secondo momento, nel luogo dove è stata ritrovata, domenica mattina, dopo 14 ore. Cosa è successo davvero a Nicole quella notte? Il mistero sembra essere racchiuso in 90 minuti. Tra le 21:30, ora della scomparsa, e le 23 di sabato 2 aprile, ora in cui è stato lanciato l'allarme. La mamma, unica indagata per abbandono di minori, ha cambiato la versione dei fatti di quella sera, ammettendo di non essere stata in casa quando Nicole scompare. Le sue telefonate e i suoi messaggi vengono minuziosamente controllati dagli inquirenti, è lì che si spera anche di trovare risposte. Gli esiti degli accertamenti sui tabulati del cellulare della donna saranno utili per ricostruire i suoi movimenti. In queste ore, poi, sono stati convocati e interrogati altri parenti e amici che fanno parte della vita di Nicole, tra cui i nonni. Proprio nonna Angela e nonno Nicola hanno da subito avuto dubbi sul racconto di quella sera. Ho pensato subito è stata presa, da chissà che fine ha fatto, chissà chi l'ha presa e perché, per quale motivo. La mia prima idea è che da quella sera che si è venuta a casa, che avrebbe picchiato qualcuno alla finestra e l'avrebbe presa e basta. Ma perché? Non lo so. Non lo so, dice nonno Nicola, ma a quella domanda chi indaga vuole dare una risposta certa. Siamo a Limosano e questo è il bar frequentato dal papà di Nicole. Proprio qui la sera si trovava qui e ha ricevuto la telefonata che la bambina non si trovava. Che ora saranno state? Le 10. Non riusciamo a trovare Nicole, scarica. E poi non so niente di luce, lui è partito da qui, poi so che ci sono state le ricerche tutta la notte. È impossibile che la bambina abbia percorso quei boschi, quei prati quella questo sera. Purtroppo può saperlo solo la mamma, era con lei in quel momento, cioè non siamo nessuno per giudicare quello che è potuto accadere. L'altra sera è venuta a mangiare la pizza, infatti l'ho vista entrare e lei è corsa, l'ho abbracciata. Ma la bambina è serena? Sì. Perché dice che di quella sera, a me, non so se è vero, dice che non si ricorda niente. Non so, io l'ho vista come tutte le altre volte, è entrata, mi è venuta ad abbracciare, ho detto Nicole, ma che ci combini, ma ci vuoi far morire? E si è messa a ridere, poi ha giocato in sala, come sempre, con mia figlia, con gli altri bambini. Tutti che la coccolavano. Comunque sono venuti tutte e quattro. Il giorno del compleanno della mamma. E ci sono rapporti di litigi o è una famiglia serena? No, è abbastanza serena. Avevano la loro cerca di amici. Qualcuno dice lei era arrabbiata con lui, con Gaetano, perché forse passava più tempo al bar e non a casa con i bambini. Magari dopo il lavoro si fermava, si tratteneva un po' prima di rientrare a casa. Stanno subendo veramente delle torture. Chi indaga pensa che la bambina, non essendosi allontanata da sola, c'è qualcosa che si sta nascondendo. Sono tutte supposizioni che stanno facendo, ognuno dice la sua. Io alla fine a tutte queste cose non credo. Dice che la mamma forse si è allontanata, avrebbe raccontato di essere allontanata con un conoscente. Le cose private loro io non le so. E non voglio nemmeno pensare a queste cose. È un problema tra mamma e papà e di mezzo ci vanno i figli? No, io credo di no. Si erano stati un compleanno. Compleanno di un cuginetto. E poi lei se ne tornava a casa con i bambini e lui si è fermato a fare una birra. Esagerato. Si è messo in moto una macchina importante, imponente, sono arrivati i soccorritori. La paura del primo istante ha fatto scaturire tutto questo, nel momento in cui la bambina non si trovava si saranno allarmati così tanto da allarmare tutto.
chiamata e è andato via. Era la chiamata che diceva che la moglie gli ha detto. La figlia. Ma qui come la vedete questa storia? Perché in un posto così piccolo che i bambini spariscono fa veramente un po' strano. Non è mai successo niente del genere. Che poi era l'una di notte, personalmente abbiamo cominciato a sentire. L'ho saputo a luna. Alle 10 sì. 11 giorni dopo. C'è una bambina che va sola per i boschi, ci sono andata, è impossibile. Può stare. Fare questa cosa. Quelle, tutti quanti sospettiamo così. La verità lo sanno loro, però. Stiamo percorrendo con i carabinieri il sentiero che porta al posto, al luogo del ritrovamento della piccola Nicola. Nicola è stata ritrovata proprio qua giù, a 10 metri da questa scarpata, all'altezza di un piccolo torrente che attraversa l'intera vallata. Siamo praticamente scesi a valle rispetto alla casa di Nicole, che in linea d'aria si trova proprio lassù. Che abbia fatto 1,5 km dopo le 10 in quel bosco è assurdo proprio. E proprio laggiù invece lo vedete, quello è Limosano, il paese come dire, più vicino a questa vallata. E sembra veramente improbabile che una bambina abbia potuto percorrere questa strada, abbia potuto di notte attraversare questi campi al buio, al freddo, per arrivare in quel punto lì dove poi viene ritrovata. Io quando l'ho visto nell'elicottero sì, stava un po' invangato, ma poco, non stava bagnato. Stavo un po' infreddolito, ma 2-3 ore, 3-4 ore, ma non è che è stato 14 ore là. Credi che abbia passato la notte? No, non ci credo. Sono sentieri sterrati, ci si arriva solo conoscendo bene questi posti, perché sono attraversati da alberi, da boschi e anche da questo piccolo torrente. In una notte gelata, al buio, una bambina di 5 anni, è veramente improbabile che possa essere arrivata qui da sola e aver fatto da sola tutto questo.